bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi volevo mostrare qualche acquistino fatto da Ikea negli scorsi giorni e dato che c'è qualcosina che magari vi può interessare, ho pensato di farvelo vedere. Allora, ho preso una scatola che poi è la cosa più ingombrante, sarebbe questa. Non ricordo se è quella da 30 litri, però non c'è scritto. Comunque è, diciamo, la dimensione media di tutte le scatole di queste trasparenti che hanno da Ikea e è quella che costa, comunque l'ho pagata 4,95 € più 2 euro di coperchio e ho pensato di prenderla perché le trovo comode. Intanto il fatto comunque che abbiano il coperchio, perché solitamente si trovano ste scatole senza coperchi che secondo me sono anche un po' cioè, inutili, nel senso per l'uso a meno che ne devo fare io pensavo di utilizzarla in dispensa per riporre magari vestiti di carnevale, vestiti che so io di Halloween, insomma delle feste, ecco, magari qualcosa così. E essendo che le mie amiche mi prendono in giro per questo, perché sono sempre a mettere in ordine la dispensa, io appena ho 2 minuti liberi vado e mi fiondo in dispensa, perché la dispensa è la mia croce delizia, nel senso che non è piccola assolutamente, però è stretta, non so come dirvi. Quindi comunque abbiamo fatto delle scaffalature, ovviamente per cercare di sfruttare il massimo dello spazio anche in altezza, un po' il fatto che comunque abbiamo tanta roba, quindi cambi di stagione, cioè no, in realtà cambi di stagione ce l'ho nel contenitore del letto, ma le scarpe di cambio stagione, che so io, ho ancora il trio di Alessio in dispensa perché comunque non lo voglio portare giù in cantina perché non voglio che prenda umidità, quindi ho il passeggino, la sua moto, la motoretta con cui usciamo, che poi è un triciclo ma è abbastanza ingombrante perché è una Vespa in pratica, quindi ha tutta la carrozzeria e insomma che in questa dispensa spesso e volentieri non si riesce neanche a entrare, e allora sono sempre lì a sistemare, cercare il più possibile di tenere in ordine e soprattutto poi ovviamente farlo da stiro, insomma tutte le cose, la scala, tutte le cose che abbiamo noi in qualsiasi dispensa, però essendo comunque che la voglio sfruttare al massimo sono sempre lì a sorvellarmi come fare per riuscire a mettere tutto in ordine e tenerla sempre in ordine, perché comunque è una dispensa, non è uno sgabuzzino, cioè comunque ce l'ho in casa all'ingresso e voglio riuscirci a entrare, voglio comunque quando entro avere tutto in ordine, vedere comunque ordinato. Allora, dato che sono riuscita, ho fatto un po' di modifiche, sono riuscita a incastrare il trio in un praticamente in una scaffalatura, perché l'ho messo in basso, quindi sono riuscita a liberarmi ancora un pochino di spazio. Ho pensato che anche ad esempio i vestiti di carnevale che prima tenevo nelle scatole dei pannolini, tenevo le scatole dei pannolini e mettevo lì dentro tutto, però poi alla fine facevano disordinato, non si capiva mai dentro cosa c'era, bisognava scrivere fuori. Ho pensato che la cosa migliore è metterlo nei contenitori trasparenti, in modo tale che vedo subito cosa c'è fuori e soprattutto resta ordinato, non prende polvere perché il coperchio si chiude perfettamente. Quindi è una prova, ho deciso, ne ho presa solo una di questa misura, anche perché poi devo vedere che non mi sia troppo ingombrante di questa misura qua, e vi farò sapere eventualmente, magari se riesco a farvi anche l'home tour completo vedrete come sono riuscita a organizzarmi. Poi ho comprato, vabbè, vado per ordine con lo scontrino. Abbiamo preso, vabbè, questo è mio marito perché prende praticamente ogni volta che andiamo all'Ikea, lui compra le pile. Penso che sia un classico degli uomini comprare scorte di pile all'Ikea, che forse possiamo venderle anche noi. Comunque 10 pile, 4,95 € almeno. Penso sia, no, scusate, 10 pile, 2,50 €. Poi, allora 4,95 cos'è? No, questa è la scatola, ok. Poi ho preso il rotolo perché vi ho fatto vedere nel video precedente che ho preso gli acquerelli ad Alessio e quindi ho pensato di prendere anche il rotolo di carta bianca per poter farlo disegnare, farlo pitturare, farlo pacciugare, e con il rotolo trovo che sia molto più comodo che con i fogli, perché ho provato a farle usare gli acquerelli sul tavolino di legno, quello sempre dell'Ikea, che è in camera sua. Ovviamente ogni 2x3 il foglio era in terra e lui pitturava il tavolo. Quindi
Sì, che con lo sgrassatore una spugnetta viene via, però comunque mi spiace, mi scoccia. Allora ho pensato di prendere il rotolo in modo da ricoprirlo bene tutto, oppure per usarlo proprio sul tavolo che ho qua in sala e quindi ricoprire tutto il tavolo e farlo pacciugare quanto vuole. E questo appunto l'ho pagato 4,95 euro. Poi, scusate, 5,95 euro ed è da, mi pare, 30 metri. Sì, 30 metri. Poi abbiamo comprato dei gessetti, sempre appunto per Ale, perché magari con la lavagnetta che abbiamo qui in casa, oppure quando andiamo, che ne so, al parco giochi, possa giocare con gli altri amichetti. Questi in realtà non sono adatti per i bambini sotto i 3 anni, però comunque ci sto sempre attenta. Alessio non è mai stato un bimbo che mette le cose in bocca, per fortuna. E quindi gli ho preso questi gessettini qua, la scatolina, e ce n'è all'interno 9. E li ho pagati 1,95 euro, ce n'è tre bianchi, un arancione, uno giallo, uno rosa, l'azzurro, il viola e il verde. E questi appunto li dobbiamo ancora aprire, anche perché in questi giorni sta facendo brutto tempo, quindi non si riesce a uscire. E poi ho preso una candela, ho deciso di prendere questa nel vetro, quello un pochino più grande, perché a me piace soprattutto nel periodo invernale accendere le candele dopo sera, quando ci rilassiamo finalmente, per profumare l'ambiente e togliere gli odori della cucina. E spesso l'accendo sia in cucina che all'ingresso, però ovviamente questa che ho preso è proprio prettamente da cucina, perché ha la profumazione di mela. E io trovo che questa sia una profumazione che per adesso, autunno, è proprio indicatissima, strabuono, oltretutto mi piace un sacco, e l'ho pagata 2,50 euro. E poi l'ultimo pezzo, ve l'ho detto, proprio un mini haul, secondo me è un affarone, perché l'ho trovato nell'angolo delle occasioni. Penso che ci siano tutte IKEA, magari dove trovate dei prodotti fallati, delle cose fuori produzione, magari l'ultimo articolo di un'ultima produzione, quindi le scontano. E ho preso questo vaso, che è un portafiori, che è un pochino venato. Ora non so se in videocamera si noterà, perché è veramente minima la cosa, comunque sì, si nota. E quindi l'ho pagato solo perché è così, vedete, poi oltretutto non è neanche piccolino, rosa antico, solo perché ha questa venatura. L'ho pagato 5,90 euro. Oltretutto, io penso di utilizzarlo come vaso portafiori finti, quindi comunque il fatto che sia venato non mi interessa, perché non ci devo mettere dell'acqua dentro. E costava invece come prezzo di listino 8,95 euro. E ho intenzione di metterlo in camera da letto, proprio sul comò, perché sto un pochino rivoluzionando anche lì, cioè più che l'arredamento, i complementi d'arredo. E sempre per la serie, non sto mai ferma, sono sempre a rivoluzionare casa. Ho lasciato perdere la cucina, sono passata a dispensa e camera da letto. Comunque, quindi questo è proprio il mini haul di IKEA. Spero comunque che vi abbia fatto piacere, di avervi tenuto un po' a compagnia. Se così fosse, mettete un pollice in su, e se siete nuove vi invito a iscrivervi al canale, e vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Rosy Vita da Mamma. Vi mando un bacione, alla prossima, ciao!